questo. E ringrazio i pochi coraggiosi che sono riusciti a rimanere fino a questa tarda ora e spero comunque di potergli dare qualche cosa da portare a casa per poter utilizzare nel loro lavoro o nella loro attività quotidiana. Prima di questo però io devo fare una doverosa dedica di questa mia relazione, bella o brutta che sia, al collega fisiatra di Cesena, il quale facendo una mineralometria ad una mia paziente che ho visto ieri al mio studio di Ravenna, gli ha detto che tutti quelli che utilizzavano nutraceutici, integratori, erano degli stregoni e che addirittura bisognava denunciarli all'ordine dei medici. Ecco, io sono il primo in attesa di questa denuncia. Scusatemi, ma credo che questo serva per far capire l'ambiente in cui noi ci muoviamo, cioè con una medicina la quale non tenta di allargare i propri orizzonti, ma li mantiene sempre con legami a quelli che sono i protocolli, a quelle che sono le abitudini. Comunque andiamo avanti. Mi è stato incaricato, sono stato incaricato di parlare del silicio. Però prima di parlare del silicio io voglio anche un attimino spiegare che cos'è questa osteoporosi, per cui questo silicio potrebbe essere importante. L'osteoporosi nel corso degli anni è diventata non tanto, soprattutto l'osteoporosi primitiva ovviamente, è diventata non tanto una patologia correlata all'età, infatti molti dei miei pazienti sono tra i 40 e i 50 anni, non tanto correlata a un deficit ormonale, ma con degli studi fatti e con una pubblicazione fatta bellissima nel 2010 da un certo professor Manolagas, correlata in maniera strettamente biochimica allo stress ossidativo. Inoltre, dagli anni 2000, dal 2000 per la precisione, all'Università di Bologna, il professor Franceschi ha coniato il termine di inflam aging, cioè dire infiammazione cronica di basso livello, la quale non dà manifestazioni cliniche fino a che non emerge il danno. Nel tempo questi due elementi si sono sempre più avvicinati, non più paralleli ma convergenti, e si può definire come l'osteoporosi primitiva sia una patologia oxi-inflam aging correlata, cioè dire correlata ad ambedue le cose. Infatti, se noi vediamo, questa qui serve per focalizzare l'attenzione, noi abbiamo lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica di basso livello, la quale si interfacciano per aumentarsi ogni volta di più, quindi in un circolo vizioso dal quale esce fuori come risultato, che a me interessa perché ce ne sono tanti altri che poi sono stati accennati oggi, che sono stati descritti oggi, esce fuori l'osteoporosi. L'osteoporosi, per capire ancora che è una malattia multifattoriale, una patologia multifattoriale, io la paragono come a chi deve intraprendere un percorso non conoscendolo sulla raccordo anulare di Roma. Chi di voi c'è stato sa benissimo che è un delirio dalle uscite che c'è, che se ne sbagli una sei veramente del gatto, come si dice in Toscana, come si dice ad Arezzo. Per dire che l'osteoporosi, per partire dall'inizio e poi ritornare sani nuovamente dove eri prima, devi saltare tante di quelle trappole, che io adesso ne ho citate soltanto alcune. Per esempio ne ho citato quelle della vitamina D. Uno dice la vitamina D, ma anche la vitamina D ha moltissimi trappole insite in se stessa. Un'altra è la carenza di ossigeno, per esempio, che è un elemento che viene trascurato nell'esaminare e nell'impostare le terapie dell'osteoporosi. Un altro, per esempio, può essere anche l'incremento del pH tissutale, perché ricordiamoci che il pH ematico non può cambiare, ma quello tissutale sì. Allora, un incremento del pH tissutale, cioè dire un'acidità, scusatemi, se si incrementa si va verso l'alcalinità, ma mi viene da un incremento degli H+, e quindi un aumento dell'acidità tissutale, che anche questa influisce sulla generazione dell'osteoporosi. E arriviamo poi, ma
ce ne sono 100 altri di queste multifattorialità che portano all'osteoporosi. Arriviamo al silicio. Perché arriviamo al silicio? Perché potrebbe essere non tanto una delle cause scatenanti l'osteoporosi, ma potrebbe essere una causa, un elemento adiuvante nel riuscire a trattarla. Il silicio, voi sapete benissimo che può essere il silicio sapete benissimo che può essere può formare il bicchiere fatto di silicio, la sabbia dove noi ci andiamo a prendere il sole è silicio, ma non è un silicio organico. Il silicio organico è prevalentemente acido ortosilicico o biossido di silicio, e il corpo umano ne ha circa 7 grammi, presente in vari tessuti corporei, però è importante tenere presente che è molto spesso legato, molto spesso in buona parte, in gran parte legato alle proteine che formano il collagene e che formano quella struttura, quello scaffold, lo chiamano in inglese, quell'intelaiatura della quale poi si depositerà il calcio per calcificare la matrice. Il silicio ha avuto un suo momento di gloria intorno agli anni 70, dove si cominciò a studiare la sua attività sul mantenere e sul promuovere la qualità dell'osso. Andò un pochettino nel dimenticatoio, poi ad oggi è stato ritirato fuori. È stato fatto anche un lavoro abbastanza diciamo criticabile da da una persona molto brava per il resto nel campo dell'osteoporosi, che però prendeva in considerazione il silicio inorganico, non prendeva in considerazione il silicio di origine organica. L'importanza del silicio è nella cartilagine articolare si può diciamo dare un'indicazione come elemento che agisce rendendo la matrice ossea più facilmente calcificabile. Possiamo saltare abbondantemente, rapidamente, appunto vista l'ora tarda, per indicare che appunto il silicio maggiormente assimilabile è sotto forma di acido ortosilicico, possibilmente legato in micelle colloidali, viene assorbito rapidamente e rapidamente escreto, quindi non c'è possibilità materiale di un accumulo di dannoso di silicio nell'organismo, perché c'è una eliminazione molto rapida. Questi sono alcuni lavori che confermano, possibilità del silicio di avere una attività formativa, osteoformativa importante e quindi prevenire l'aggravamento e curare l'osteopenia e quindi successivamente l'osteoporosi, bisogna ricordare l'importanza del silicio come elemento di creazione dell'osso. Infatti, se noi andiamo a vedere, il silicio è presente in una quantità enormemente superiore dell'osso in formazione, nel bambino, nell'osteoide. Mi viene quasi da ridere, da sorridere, perché in uno studio fatto su cavalli da corsa, i quali non possono essere influenzati da un effetto placebo di nessun tipo, e comunque è stato uno studio fatto in doppio cieco, è stata dimostrata un aumento della massa minerale ossea con la supplementazione di silicio. Saltiamo un po' di diapositive. Il silicio ha due tipi di attività, ha un'attività biofisica e un'attività biochimica. L'attività biofisica può essere considerata basata sulla sua capacità di essere un trasduttore elettrico, cioè dire il silicio viene utilizzato come trasduttore elettrico ed è un elemento che produce elettricità quando viene sottoposto a stress. Noi possiamo considerare che l'osso in formazione, oppure l'osso che è sottoposto ad attività fisica ad alto impatto, è sottoposta a stress e quindi viene facilitata l'azione del silicio, che creando questo ambiente elettricamente
positivo nei confronti del calcio permette una maggior calcificazione. Ma anche un'attività biochimica, perché il silicio entra come importante cofattore nella realizzazione, creazione, unione e formazione del collagene di tipo 1, che è quel collagene, come dicevo prima, che fa parte dell'intralaiatura sulla quale poi si depositerà il calcio. Abbiamo diciamo diverse prove, ma soprattutto abbiamo delle prove che prove sperimentali che il silicio porta ad un incremento del peptide 1, che è un esame che serve per indicare quanto osso, quanto collagene si produce. Il P1NP, un esame abbastanza difficile da trovare, ma per esempio a Milano si trova nell'ospedale Sacco, anche qui a Bologna si riesce a trovare, che ci dice quanto collagene viene creato, quindi quanto osso se ne sta costruendo. Perché? Perché il silicio stimola questa enzima che è la prolilidrossilasi, che porta la creazione dal procollagene di tipo 1, cioè dire quello appena pronto per essere strutturato, in collagene di tipo 1, che è quello che poi formerà la matrice sul quale si calcificherà l'osso. Ma non solo, il silicio ha dimostrato di avere un'azione sia sugli osteoclasti negativa, cioè di riduzione, sia sugli osteoblasti, cioè sulle cellule che costruiscono l'osso, in maniera positiva. La diapositiva è difficilissima di comprensione, però possiamo semplicemente guardare che aumenta la mineralizzazione perché rientra nella deposizione del calcio, non solo ristimola questa prolilidrossilasi, e ci si ricollega al discorso dell'ossigenazione, dello stress ossidativo, che è ridotta, guarda caso, quando c'è un'ipossia tissutale e quando c'è un incremento delle specie reattive dell'ossigeno, cioè dire lo stress ossidativo. Saltiamo un pochettino a pie pari tutto quanto, andiamo a vedere quest'altra, anche questa è abbastanza complessa, però vediamo un po' gli elementi fondamentali. Allora, vediamo di cascare per terra e dare una bocconata, come si dice dalle nostre parti, che sarebbe proprio l'ideale a quest'ora. Lo stress ossidativo, la mancanza di ossigeno, l'incremento dell'acidità tissutale porta ad un'attivazione di questo fattore di attivazione, che porta a sua volta ad un incremento degli osteoclasti, cioè dire quelli che erodono l'osso, non solo in termini numerici, ma anche in termini di durata della loro lifespan, durata di vita, della loro durata di azione, mentre con l'intervento del silicio noi abbiamo sempre a livello degli acidi nucleici abbiamo la possibilità di riattivare quest'altro mediatore nucleare, che porta invece alla differenziazione, alla creazione, alla maturazione degli osteoblasti. Andiamo avanti, saltiamo anche questa, che è un po' la motivazione biochimica che viene fatta, che è stata sperimentata sull'attività del silicio. E ritorniamo a quel discorso della prolilidrossilasi, che il silicio, vi ricordate quell'enzima che facilita la produzione di collagene di tipo 1, che però invece viene bloccata da una riduzione della PO2 tissutale, sperimentalmente dimostrata. Di qui si rientra nel discorso dell'ossigenazione. Io adesso Giorgio Terziani non me ne voglia, però c'aveva proprio ragione, insomma, eccolo qui, c'aveva proprio ragione, non solo su questo, ma anche sulla riduzione dello stress ossidativo. Perché riduzione dello stress ossidativo? Perché anche lo stress ossidativo ti va a danneggiare la formazione di quell'enzima che ci porterà a quella struttura sulla quale poi si depositerà il calcio, che formerà le nostre ossa. Questa diapositiva l'ho fatta per un altro lavoro, cioè dire quello dei cannabinoidi, recettori dei cannabinoidi sulle cellule dell'osso, che hanno il CBD ha un effetto positivo sull'osteoporosi, ma la cosa che mi interessava era questa, cioè dire questo recettore, che è il recettore transitorio valladinoide, è molto sensibile
molto sensibile all'acidità tissutale, che come abbiamo visto è causata dall'ipossia e dall'incremento delle specie reattive dell'ossigeno, cioè si collega tutto quanto, cioè dire non è solo silicio, è tutto quanto. Un minuto, finito. E quindi in presenza di silicio questi due recettori vengono disattivati, e guardate caso questo recettore è un recettore che stimolava la catepsina K. La catepsina K è l'enzima proteolitico che viene secreto dagli osteoclasti per grattare l'osso e che è stato tentato di riprodurre da un punto di vista farmacologico con un anticorpo monoclonale, l'odenacatib, il quale tuttavia è arrivato in fase quarta di sperimentazione, è stato visto che produce degli ictus e produce degli infarti, e quindi dopo aver speso un botto di soldi l'hanno dovuto ritirare. Quindi, però questo qui viene stimolato, appunto, ipossia, acidità, eccetera, e ci interviene il silicio che riesce a limitarlo. Quindi si può concludere in questo studio fatto nel 2014, che ha preso in esame diversi studi, che il silicio promuove la salute delle ossa. Saltiamo ancora avanti, visto che siamo in fase finale. Il silicio dove si trova? Il silicio si trova molto spesso negli alimenti di origine vegetale, cereali, avena, orzo, farina integrale, riso raffinato, equiseto, ortica, bambù, mentre è povero e scarso negli alimenti di origine animale. Qui ci sono alcuni componenti della quantità di silicio per singolo tipo di alimento vegetale, ma incredibilmente e fortunatamente il silicio è molto presente ed è molto ricca la birra. La birra è una delle sostanze, uno dei liquidi che ha maggiormente contenuto di silicio. Il silicio maggiormente assorbibile, come ho detto, però è quello in forma colloidale, perché le colonne idrofile che rendono solubile e lo possono disperdere in acqua permettono un maggior assorbimento di silicio. Quindi noi abbiamo, diciamo, alcune possibilità di poter incrementare il silicio. Una è il bambù, in effetti c'è il 70% di silicio. Una è la birra, che potremmo bere a gogò e che tutto sommato a me garba anche di molto, quindi peccato non poter ne fare un uso abbastanza diffuso. Tuttavia, onde evitare che mi ritirino la patente, come purtroppo mi è già successo, allora io direi che potremmo ricorrere a dei nutraceutici di già sperimentato valore, così io mi inchino di fronte al mio amico Giorgio Gentiani, che tutto sommato è un amico perché fa dei buoni prodotti, non sono prodotti buoni perché è un amico. E poi anche perché è un aretino, e quindi il silicio può essere incrementato con dimostrazioni scientifiche disponibili, e che io sicuramente manderò a questo collega di cui ho dedicato questa mia presentazione in forma di pacco piuttosto grosso, perché sono veramente, veramente tante. Io vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio di essere soprattutto rimasti fino a questo punto. Grazie. Grazie.